Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Come vi avevo promesso, tornano le top ruolo per ruolo. Infatti ormai post Toti sono usciti veramente tanti giocatori, quindi secondo me è arrivato il momento di aggiornare un po' le classifiche che avevamo fatto qualche mesetto fa. Oggi partiamo con i difensori centrali, ruolo come al solito sempre bello delicato e anche cruciale, no? All'interno delle nostre squadre, quindi mettetevi comodi e partiamo subito con questa top 10 dei difensori centrali. Primo giocatore che io vi porto proprio derivante dal periodo Toti è Marquinhos, che quest'anno abbiamo imparato un po' tutti quanti a conoscere, ma secondo me al momento mantiene ancora lo scettro di assoluto incontrastato dominatore del reparto difensivo. Questo per quale motivo? Perché parliamo di un giocatore di 1,83 m, quindi dotato anche di una discreta fisicità, che quest'anno ha ricevuto un boost incredibile per quanto riguarda sia l'accelerazione che la velocità scatto, arrivando a 90. Rispetto a tanti suoi compagni di reparto è anche molto affidabile quando si tratta di impostare l'azione da dietro, sia perché ha sia il passaggio corto che il passaggio lungo veramente a parametri altissimi, ma anche perché presenta un ottimo 81 di agilità, ma soprattutto un ottimo 99 di reattività, che quando ha la sfera appunto in suo possesso gli permette di potersi girare in maniera abbastanza discreta, e poi quando invece si ritrova a dover difendere con l'L2, ragazzi, pochi cavoli, questo qui si teletrasporta. Non esiste attaccante che regga Mbappé, Beyeder, Eusebio, insomma il fenomeno, chi più ne ha più ne metta. Lui è sempre pronto con l'L2 a reagire a qualsiasi skill, a qualsiasi cambio di direzione degli avversari. Anche poi aiutato da 91 di aggressività, che permette di avvicinarsi e rimanere attaccato appunto agli attaccanti avversari, l'87 di forza che gli permette di essere irruento il giusto per recuperare il pallone, e poi statistiche difensive che non vi devo neanche commentare, quasi tutte a 99, 96 di intercetto, 97 di lentura, 97 il contrasto in piedi e la scivolata, quindi è veramente una powerhouse del reparto arretrato clamorosa, soprattutto anche visti i link, no, che può prendere quest'anno, penso anche in Mbappé, che magari vedremo più avanti, e comunque anche in porta ci sono giocatori che lo aiutano sotto questo punto di vista. Veramente il top assoluto per me, Marquinhos. In seconda posizione troviamo un altro giocatore che, quando è stato rilasciato sempre nel periodo Toti, magari all'inizio aveva destato qualche piccola perplessità, e sto parlando di Rafael Varane. Perplessità che a mio avviso sono state largamente ed ampiamente superate, visto che stiamo parlando anche in questo caso di un top assoluto in questo reparto. Vi ricordo che in queste classifiche non troverete mai le icone, perché per me molte di queste fanno un campionato a parte. Al più a breve magari vi porterò una tier list delle prime e delle moments. Per quanto riguarda anche qua parametri di velocità incredibili per questo Varane, che ritornano insomma ai livelli a cui ci aveva abituato nelle versioni speciali degli anni passati: 85 di all'accelerazione e 91 di velocità scatto, che si sentono e percepiscono tutti. Non gli parte alle spalle nessun avversario che possa avere anche 100.000 di velocità. Lui con i suoi gamboni riesce sempre a recuperare il terreno senza il pallone. Anche Varane ha dei buoni passaggi, magari rispetto a Marquinhos specca lievemente in agilità e in equilibrio, però vi posso dire che questo è un problema che non si sente poi quando andiamo effettivamente a provare il giocatore in game. Quindi tanta roba, promossissimo anche questo Varane, ovviamente, che condivide il podio con il difensore del PSG. Anche qui poi abbiamo delle intercettazioni che sono una roba incredibile: 92 di lettura difensiva, 88 di aggressività, 94 di forza, quindi parametri ancora più alti rispetto a Marquinhos per un giocatore di 1,91 m, che è veramente devastante. Francese, di Premier League, quindi facilmente ibridabile, è tornato il Rafael Varane a cui tutti quanti eravamo stati abituati. Terza piazza per Antonio Rudiger. Qua parliamo di un altro giocatore che a me fa impazzire, perché è 1,90 m, permette di poter difendere sia alto ma anche all'interno degli 11 metri nell'area piccolissima, 86 di accelerazione, 85 di velocità scatto, anche per Rudiger dei discreti passaggi, ritorniamo a dei parametri un po' più alti per quanto riguarda agilità, equilibrio e reattività. Statistiche difensive che ancora insomma faccio fatica a commentare perché sono tutte quante altissime: 96 di forza, 97 di aggressività. Sto Rudiger è qualcosa di clamoroso, sia per quanto riguarda la difesa appunto
passiva, diciamo, quando non lo controllate, lo mandate in raddoppio, eccetera, ma soprattutto quando lo controllate, ragazzo, Rudiger vi dà proprio la soddisfazione, lo sentite che è responsivo, si lancia addosso agli avversari, recupera il pallone, anche quando fate delle uscite belle e importanti, tipo a centrocampo per operare pressing, è sempre precisissimo e pulitissimo negli interventi. Quindi secondo me lui occupa il gradino più basso del podio e scalza in terza posizione Rubén Dias Toti, un altro giocatore che ha ricevuto un boost pazzesco rispetto a quella che era la sua carta base, le sue prime versioni speciali prese quest'anno. Infatti arriva a un ottimo 85 di accelerazione, 89 di velocità scatto, passaggi questi che sono quasi da trequartista, 99 di corto e 98 di lungo, 72 di agilità, 70 di equilibrio, 99 di reattività, anche per lui insomma una discreta fase di controllo palla e di impostazione, unita poi a un'ottima reattività quando si tratta di dover schermare i movimenti avversari, 99 di lettura difensiva, 99 di aggressività, 96 di forza. Questo è praticamente sua maestà automatismo, fra tutto da solo. Poi è normale che quando lo selezionate vi dà anche soddisfazioni, però è uno di quei giocatori che quando nominate la parola intervento automatico, insomma, vi viene da pensare a lui in maniera istantanea, no? Poi anche lui portoghese della Premier League, quindi diciamo che per quanto riguarda il discorso ibridabilità non se la passa assolutamente male. In quinta posizione invece resiste quasi stoicamente Eder Militao, che è uscito un po' di tempo fa, ormai nella sua versione numbers up, a breve dovrebbe ricevere l'upgrade di dribbling e arrivare al valore massimo. Giocatore che per me magari si sposa più ad uno stile di gioco manuale, ve lo ripeto ogni volta che vi parlo di questo Militao, rispetto ai suoi colleghi che abbiamo visto a passaggi un po' più scadenti, però anche qui abbiamo un 83 di agilità, un 99 di reattività, stats difensive un po' più basse, ma anche comunque un 85 di aggressività e un 83 di forza, che per un 86 del genere uscito mesi e mesi fa è veramente il top per come poi va a rendere all'interno dei 90 minuti di gioco. Io ribadisco, penso che si vada a sposare meglio con giocatori che tendono a difendere tanto selezionando i difensori centrali, meno rispetto a quelli che vanno a difendere in maniera passiva, perché rispetto ai giocatori precedenti ha leggermente meno CPU e interventi automatici, però fa anche lui veramente l'abuso più totale all'interno delle squadre, sia avversarie quando ve le ritrovate contro, ma soprattutto delle nostre quando lo andiamo a schierare. Al sesto posto, un giocatore forse quasi sorprendente, Jason Derulo, The Nair. 1,84 m per un giocatore che sta salendo piano piano alla ribalta, perché sta prendendo tutta una serie di upgrade molto interessanti. Infatti vediamo che è arrivata a 88 di velocità con 88 di scatto e 87 di accelerazione, 85 di corto, 77 di agilità, 89 di reattività, statistiche difensive che sono ancora lì lì al pelo, però 90 di forza, 83 di aggressività. Però essendo dinamico questo potrebbe continuare a progredire. E per quello che costa, rapporto qualità-prezzo, lui è molto 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 meglio, secondo me, di quest'uomo qui, Kimpembe, che quando era uscito era estremamente sovrapprezzato, ha fatto la figura che ha fatto in Champions League, il PSG, e quindi è droppato in maniera incredibile e anche repentina, se vogliamo. E alla fine, a livello di rendimento in game, io avevo già evidenziato nella review che non è che mi aveva proprio fatto cantare di gioia, no? Rispetto ad un Denier che costa praticamente un terzo, secondo me può avere molto più senso, anche se comunque Kimpembe ottimo difensore, non ve lo sto qui a dire. Io di solito ho un parametro per valutare queste carte: se la carta base è forte, quelle speciali sono abbastanza di conseguenza. È comunque il caso anche di questo Kimpembe, che ha dei buoni passaggi, è abbastanza reattivo, anche se non il più reattivo tra quelli che abbiamo visto, aggressivo, forte, statistiche difensive ottime, quindi sia speed interventi automatici che interventi manuali, che ci permettono di poter avere tra le mani un difensore molto versatile. Alla settima posizione invece troviamo troviamo Lacroix, difensore centrale di Bundesliga del Wolfsburg. Questo, quando l'avevo provato, vi avevo detto che mi era piaciuto, è probabilmente un po' esagerato quel parametro 93 di velocità, perché poi quando lo andate a provare non si sente realmente, è quello un po' più impacciato palla al piede nonostante l'89 di reattività e il 77 di agilità, e probabilmente tra quelli che abbiamo visto forse anche quello più manuale, perché è vero che ha 92 di lettura difensiva e 92 di intercetto con 93 di forza e 83 di aggressività, però ogni tanto
se non lo andate a richiamare all'attenzione, sembra quasi, insomma, essere indisciplinato, fare un po' quello che vuole. Quindi la Croix, io mi sento ovviamente di straconsigliarlo, però anche lui forse per chi predilige uno stile di gioco un po' più manuale. Al nono posto, Koulibaly Headliner, anche lui resiste in maniera eroica tra tutti questi giocatori nuovi che continuano ad uscire. Super appato, ormai per la Serie A secondo me rimane il numero uno assoluto e viene seguito a strettissimo giro da De Vrij. Avete visto la review qualche giorno fa, se non l'avete vista recuperatela, per quello che costa sto De Vrij è veramente un bellissimo giocatore. Palla al piede si comporta benissimo, visto anche il 91 di reattività e il 74 di agilità, ha dei buoni passaggi. Probabilmente anche quel 5 di skill inutile che lo aiuta, però poi il 4 di piede debole gli permette di poter appunto impostare in maniera eccelsa. 90 di forza, 83 di aggressività, 94 di lettura difensiva, 92 di intercetto, insomma giocatore estremamente automatico. Avete visto, e vi invito ad andare a vedere la review, quante palle recuperava senza che io lo tenessi selezionato, ma anche quante palle recuperava quando selezionato, praticamente faceva uno scatto a teletrasportarsi sugli avversari e appunto andava a prendere il pallone per poter far ripartire la nostra azione. Quindi lui anche stra promosso e secondo me si affianca a Koulibaly e scalza Cordoba anche in un'eventuale gerarchia di Serie A. Quindi questa è la mia top 10, raga, fatemi sapere nei commenti quali di questi giocatori avete provato, se volevate inserire e pensate che qualcuno sia più forte di questi che ho messo io. Vi ricordo in descrizione il link per la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Antonio Riberoschi, ciao!